sabato della quinta settimana di Quaresima. Ultimo giorno di Quaresima. Ormai siamo agli sgoccioli, stiamo per entrare nella Settimana Santa. In questa prossima settimana si mediteranno tutti i misteri più grandi eh, della nostra fede. E il testo evangelico che ci congeda dalla Quaresima è il testo evangelico che sostanzialmente decreta una grande profezia su Gesù, fatta da una persona che di per sé non sarebbe nelle condizioni di fare una profezia, ma eh, essendo sa sommo sacerdote in quell'anno, Caifa riesce a dire cose che poi avranno un significato molto più profondo. I capi dei giudei sono molto preoccupati di ciò che Gesù fa. Già ieri lo abbiamo visto, Gesù si appella ai segni ai miracoli e i giudei sono proprio preoccupati di quei segni, di quei miracoli. Sono preoccupati di quell'insegnamento nuovo che scandalizzava. Sono preoccupati delle sue opere, ma sono molto probabilmente più preoccupati perché Gesù aveva una grande sequela di persone che gli andavano dietro. Qualcuno avrebbe potuto scambiare la figura di Gesù per un capo militare che avrebbe potuto organizzare una rivoluzione contro l'impero romano. Non era certamente questo l'intento di Gesù. Ma i capi dei giudei sono veramente al limite della sopportazione e dicono i romani possono venire e distruggere il nostro tempio e la nostra nazione. La preoccupazione per la distruzione del tempio era una preoccupazione legittima. Quel tempio era stato già distrutto ed era stato già ricostruito. Purtroppo sappiamo bene che quello stesso tempio dove Gesù era stato tante volte, nell'anno 70 d.C., sarà distrutto proprio dalle armate romane. E allora il sommo sacerdote, Caifa, sommo sacerdote di quell'anno, dice... Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Questo, lo dice il testo evangelico, non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi e in quel giorno decisero di ucciderlo. Ecco la profezia, far morire Gesù per la salvezza della nazione. Certamente Caifa intendeva uccidere Gesù per togliergli di mezzo, così togliamo l'ingombro e gli equivoci che i romani potrebbero capire sulla sua persona. Ma la profezia è più sottile. Uccidiamo Gesù, mettiamo a morte Gesù perché la nazione possa essere salvata e si traduce redenta, salvata finalmente nella piena comprensione della rivelazione di Dio. E in più il Vangelo aggiunge non solo per quella nazione, ma per tutti i figli dispersi, per tutti coloro che sono dispersi. Sicuramente la prima interpretazione può essere stata quella della diaspora. Cioè i tanti Israeliti che erano già dispersi in tutto il mondo allora conosciuto. Ma la interpretazione ancora più profonda: i figli dispersi possono essere l'intera umanità, l'intero genere umano. Tant'è vero che la prima lettura di questa liturgia odierna, che cosa ci presenta? Il testo del libro del profeta Ezechiele ecco: io prenderò i figli di Israele delle nazioni fra le quali sono andati, e li radunerò da ogni parte, e li ricondurrò nella loro terra, e farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui monti di Israele, un solo re regnerà su tutti loro, e non saranno più due popoli né saranno più divisi in due regni. E sicuramente già qui la profezia, sicuramente su Israele, che purtroppo aveva vissuto già al tempo dei profeti la dispersione, la riunificazione, ma la grande profezia di una salvezza universale. Una salvezza per tutti i popoli, una salvezza per tutti i figli dispersi. Lo abbiamo già preconizzato due giorni fa. Questa salvezza che preclude al regno, questa salvezza che è pienezza del regno del Signore e che verrà un giorno. E per cui Gesù ha dato la vita, ha dato tutto se stesso per la salvezza di questa umanità. Questa salvezza la vogliamo chiedere particolarmente noi in questo tempo affidandoci alla misericordia, affidando i defunti di questi giorni alla misericordia del Signore, affidando le lacrime, le sofferenze, le angosce di tanti che stanno soffrendo, di quanti si riconoscono nella fede e di quanti non si riconoscono nella fede al Signore perché abbia pietà di tutti e sicuramente affidarci ancora una volta a lui con la preghiera. Ma prima della preghiera, essendo questo l'ultimo mio intervento prima di Pasqua, vorrei ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno condiviso con me questo cammino, un cammino di riflessione sulla parola e per quanti, grazie a questa riflessione comune, si sono chinati maggiormente sul testo della scrittura e l'hanno fatto diventare di preghiera. È stato un camminare insieme, un tenerci per mano, è stato volere vivere un'esperienza particolarmente complicata in questa Quaresima, ma sicuramente una grande opportunità. Sospendiamo le nostre riflessioni, ma durante la settimana santa ci vedremo sempre grazie all'azione di rete 8 per la celebrazione dei riti della settimana santa, domenica delle palme alle ore 10, giovedì santo alle ore 17, venerdì di passione alle ore 15 per commemorare la morte di Gesù in croce, sabato sera alle ore 20 per la veglia pasquale e domenica di Pasqua ancora alle ore 10 per la solenne messa della risurrezione. Ancora a tutti il mio pensiero, grato e affidandoci alla misericordia di Dio. Sia magnificato e santificato il suo nome grande nel mondo che ha creato secondo la sua volontà e faccia venire il suo regno nella vostra vita e nei vostri giorni, nella vita di tutti gli uomini della terra, pres, presto e in un tempo vicino. E dite Amen.